Signore e signori, buonasera e benvenuti al Teatro Astra per la terza serata della 45esima edizione del PIF, Premio Internazionale della Fisarmonica. Ladies and gentlemen, welcome to Astra Theatre for the third concert of 45th PIF Edition International Accordion Award. Siamo arrivati veramente ad una terza serata con tante emozioni che ci portiamo sulle spalle, le emozioni derivate da due serate eccezionali, indimenticabili, dove la fisarmonica la prima sera si è fusa con l'arte della danza, della recitazione, della pittura, con la compagnia degli Stanti, e poi la seconda sera, la serata di ieri sera, dove veramente la fisarmonica si è mescolata magicamente al pianoforte con Luciano Biondini e Danilo Rea. Questa sera pure avremo un concerto di grandissimo e altissimo livello e assisteremo ad una serata che è divenuta ormai tradizione negli anni, una serata che è stata intitolata Memories appunto perché viene dedicata alla storia di un grande musicista, di un musicista veramente che ha fatto la storia della musica nazionale ed internazionale. Questa sera il concerto è dedicato al grandissimo maestro Luciano Fancelli. So we assisted to two wonderful concerts yesterday and the day before, and tonight we are going to enjoy a wonderful and great concert dedicated to an unforgettable and great musician called Luciano Fancelli. Luciano Fancelli veramente ha scritto pagine indelebili della storia della musica, è stato un grandissimo compositore, un bravissimo e abilissimo musicista, è stato veramente un enfant prodige perché ha iniziato a suonare, a comporre davvero da piccolissimo e ha anche poi stato conduttore sulla RAI di rubriche radiofoniche, ha inciso per Ricordi, per Farfisa e poi diciamo che veramente era un grande genio perché oltre alla musica si dedicava anche alla scrittura di poesie, alla pittura, e un artista a 360 gradi e a livello musicale veramente ci ha lasciato un'eredità pazzesca perché è riuscito a mescolare magicamente e in maniera molto originale la musica popolare con la sua esperienza jazz. Purtroppo ci ha lasciato davvero troppo presto perché è venuto a mancare all'età di 25 anni, però come dicevo appunto ha creato una pagina indimenticabile della storia della musica. So we are going to assist a concert dedicated to Luciano Fancelli, who was a great composer and who was an enfant prodige, so he started composing and playing when he was very young. He was a TV host of radio programs. He recorded for Farfisa and Ricordi labels. And he was a great artist because he not only dedicated to music but also to painting, and he was a poem writer. So he died when he was only 25, but he has been really a great piece of musical history. E questa sera appunto la storia di Luciano Fancelli ce la racconteranno dei meravigliosi artisti, dei grandissimi musicisti di fama internazionale che diciamo, mi spiace ripeterlo, ma in realtà è sempre così perché girano davvero tutto il mondo, quindi hanno vinto concorsi in Italia e all'estero, siamo molto orgogliosi di averli qui. Ma questa sera appunto la musica si mescolerà al video e per conoscere meglio Luciano Fancelli iniziamo così. Thank you.
Parlare di Luciano Fancelli per me è sempre motivo di grande commozione, grande emozione. Parlare di Fancelli per me non può prescindere dal fatto biografico. Perché? Perché oggi io, musicista, mi trovo ad aver imparato la musica da bambino proprio suonando la fisarmonica. E proprio suonando la fisarmonica ho scoperto queste musiche straordinarie che mi destavano sempre così grande stupore. Non solo, ma continuando a studiare, a suonare questi pezzi, poi di fatto il personaggio di Luciano Fancelli mi aleggiava intorno anche dai racconti di mamma, che l'aveva sentito suonare per la sua fidanzata in Viale Oberdan. Me lo raccontava papà, suo coetaneo, che lo conosceva perché frequentavano nello stesso edificio scuole negli stessi anni. E quindi da concittadini in qualche modo la figura di Luciano Fancelli ai miei occhi appariva particolarmente vivida, particolarmente presente in qualche modo, e questa cosa qua entrava in risonanza fortissima con la sorpresa che ogni volta, suonando anche sempre gli stessi pezzi, io ricevevo dalla sua stessa musica. E questo è il motivo per cui oggi parlare di Luciano Fancelli rinnova in me questo grande sentimento, questo grande legame con questo concittadino così autorevole. Lui nato a Foligno ma sempre vissuto a Terni, peraltro io mi trovo ad abitare in una casa che si trova esattamente di fronte alla casa dove abitava Fancelli da bambino, in Vico Santa Chiara, e tutti questi fattori per me rappresentano un'esperienza unica che posso dire non aver mai provato con altri compositori, con altri personaggi, attraverso altra musica. Thank you.
poi il privilegio grandissimo per me, giovane fisarmonicista e poi compositore, aver avuto la possibilità di avere in mano i manoscritti di Luciano Fancelli a casa Fancelli, di poter vedere queste carte scritte di suo pugno, che avevo soltanto visto in foto in qualche piccolo libretto che girava quando ero bambino. Il fatto di averle potute tenere in mano, di averle sfogliate, di averne sentito l'odore, di averne visto da vicino la calligrafia minuta, per me sono state emozioni sempre grandi. E ripeto, parlare oggi di Fancelli non può non far riemergere tutti questi aspetti caleidoscopici che nella mia mente, nel mio cuore, in qualche modo definiscono questo personaggio così unico, così irripetibile, così importante, non solo per la fisarmonica, non solo per la musica per fisarmonica, ma per la musica a tutto tondo. Luciano Fancelli era un compositore. La grande meraviglia che provavo e si rinnova ancora oggi, devo dire, ascoltando il nitore delle sue figure musicali, l'esattezza della sua scrittura, ma anche l'esattezza e la pertinenza del suo, come possiamo dire, del suo fisarmonicismo, hanno un qualcosa di unico, di irripetibile, che non ho trovato in altri autori. Scoprire il candore, la freschezza, l'originalità, ecco, posso dire sicuramente che Luciano Fancelli è una delle rare persone dotate di quel dono che è la originalità. Molti compositori bravi esistono, molti arrangiatori bravi esistono. Fancelli, come diceva George Gershwin, aveva quel dono di inventare note in modo originale. Alla commozione, allo stupore continuo che ancora oggi provo
all'ascolto dei pezzi di Fancelli, non può che tornarmi alla mente la grande emozione di quando vidi per la prima volta il manoscritto di cartone animato, un altro dei piccoli pezzettini che Fancelli scrisse a 15 anni a Capodacqua. Questo manoscritto mi colpì molto perché è redatto su un piccolissimo pezzo di carta rettangolare, di quelle pagine di quaderno di musica delle scuole medie, diciamo così, con i righi intercalati da una riga e mezzo, scritto a matita, con una calligrafia secca, asciutta, nitidissima. Non una nota è diversa da quella che poi è la versione a stampa che conosciamo tutti quanti. Quindi un pensiero lucidissimo, di una freschezza incredibile. E questo si ritrova un po' come denominatore comune, come cifra caratteristica del Fancelli compositore. Un grande nitore del tratto, una grande economia di mezzi, un istintivo lirismo che non cede mai alla ridondanza, una grande economia di note. Il modello massimo di questa economia, di questo nitore, di questa esattezza è ovviamente Acquarelli cubani, uno degli ultimi grandi pezzi che ha composto Luciano Fancelli. Anche avere in mano il manoscritto di Acquarelli cubani è stata una grande emozione. Peraltro il manoscritto che ho potuto vedere è nella prima pagina scritto ad inchiostro e il seguito appuntato a matita. Tutto questo corrisponde, come stavo dicendo prima, anche ad un modo di trattare la fisarmonica. Un fisarmonicismo, dicevo prima, così esatto, così pertinente, ma anche così individuato, così fortemente individuato, tanto da essere riconosciuto. Ecco, questo, insieme a questo nitore, a questa bellezza dei tratti, a questa originalità delle trovate armoniche e melodiche di Luciano Fancelli, fanno di lui un compositore sicuramente autentico, un compositore oggi, a mio modo di vedere, assolutamente insuperato nella letteratura fisarmonicistica. Abbiamo capito ora di più di Fancelli persona e Fancelli musicista, ma ora capiremo e ascolteremo il Fancelli, la musica di Fancelli con i nostri ragazzi che stanno qua alle mie spalle. Loro sono il Virtuosity Duo, che anche se è composto appunto da due giovanissimi ragazzi, hanno già vinto le più importanti competizioni del mondo, da solisti e in duo. Nato solamente nel 2013 da un'idea del maestro Renzo Ruggeri, il duo propone una musica virtuosistica che attinge dallo stile world popular con arrangiamenti di grandissimo impatto. Durante il concerto saranno eseguite a solo anche le interpretazioni che singolarmente hanno consentito ai giovani artisti di affermarsi in varie competizioni. Despite their young age, these two musicians already won the most important national and international competitions as a solo or in duo. The Virtuosity Duo is born from an idea of the artistic director Renzo Ruggeri, that we perform a virtuosistic music drawing from the world popular style with great arrangements. During their exhibition, solo executions will be performed, the same performances which let them win many competitions. Abbiamo da una parte Valerio Russo, che nasce a Benevento nel 1998, quindi veramente giovanissimo, comincia lo studio della fisarmonica all'età di 9 anni con il maestro Iannace, con cui da subito si rivela un giovane talento, vincendo il primo premio all'Accordion Art Festival e ottenendo la qualificazione alla Coppa Mondiale di Salisburgo.
Dal 2015 studia con il noto fisarmonicista jazz, il maestro Renzo Ruggeri, con il quale vince innumerevoli concorsi sul territorio nazionale ed europeo. Studia fisarmonica classica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma con il maestro Pitocco e nel 2017 realizza la sua prima produzione discografica, un CD dal titolo Accordion Puzzle. Valerio Rosso was born in Benevento in 1998. He began studying accordion at the age of 9 with Maestro Pietro Iannace, with whom he won the first prize at the Accordion Art Festival and obtained the qualification for the World Cup in Salzburg. Since 2015, he has been studying with the well-known jazz accordionist Maestro Renzo Ruggeri, with whom he won countless national and European competitions. In 2018, he began the academic study of classical accordion at the Conservatory Santa Cecilia in Rome with Maestro Pitocco. And in 2017, he recorded his first CD entitled Accordion Puzzle. Con lui troviamo Andrea Di Giacomo, nato a Giulianova nel 1996. Inizia lo studio della fisarmonica all'età di 8 anni con il maestro Ruggeri e in pochi anni raggiunge importanti risultati vincendo molti concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2013 partecipa alla trasmissione televisiva I Fatti Vostri di Rai 2, dove si esibisce con l'orchestra del maestro Demo Morzelli. Ha all'attivo numerosi premi, primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2016 pubblica il suo primo CD da solista intitolato Accordion Colors. Nel 2019 si laurea in composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Pescara e nello stesso anno intraprende lo studio accademico in fisarmonica classica presso il Conservatorio dell'Aquila con il maestro Dario Flammini. Andrea Di Giacomo is born in Giulianova in 1996 and he began studying the accordion at the age of 8 with Maestro Renzo Ruggeri, and in few years he achieved important results by winning many national and international competitions. In 2013 he participated in the television program of Italian Rai where he performs with the orchestra of Maestro Morzelli. He won numerous first prizes in national and international competitions. In 2016, he released his first solo CD entitled Accordion Colors. In 2019, he graduated in composition with full marks at the Conservatory of Pescara, and in the same year, he began his academic study in classical accordion at the Conservatory of L'Aquila with Maestro Dario Flammini. Questa sera si esibiranno in 3 brani, li avete già visti mentre appunto scorrevano le immagini, ascolteremo Cartoni animati, 10 km al finestrino e Acquarelli italiani. Sì, non mi sono sbagliata perché voi avete visto Acquarelli cubani, ma in realtà questo è un brano che è stato scritto dal maestro Renzo Ruggeri e dedicato ovviamente a Luciano Fancelli. E Acquarelli cubani in origine è ispirato, cioè trae appunto ispirazione dal ritmo cubano. Invece appunto il brano del maestro Ruggeri prende la struttura del brano di Fancelli, ma ovviamente apportando quello che è il tipico ritmo italiano per eccellenza, ovvero la tarantella. E quindi una bellissima dedica che il nostro maestro e direttore artistico ha voluto fare al grande, grandissimo Luciano Fancelli. So, they will perform 3 songs. The third one is called Italian Watercolors, and this is inspired by the Cuban watercolors written by Luciano Fancelli. And he was written by Maestro Renzo Ruggeri, drawing the inspiration by the Luciano Fancelli's song and using the Italian traditional music, that is to say, tarantella. Enjoy your evening. Buon ascolto con il Virtuosity Duo. Thank you.
Virtuosi di nome e di fatto, virtuosi di duo, Valerio Russo, Andrea Di Giacomo. Grazie veramente per il vostro talento che avete messo a disposizione nostra e in memoria di Luciano Fancelli. Grazie ancora, un applauso a virtuosi di duo. Grazie. Ovviamente la genialità di Luciano Fancelli non si poteva esaurire con un solo video, ed ecco quindi che lancio per voi questo secondo filmato. Suona da sempre la musica di Fancelli, non perché sia bella, non perché siano le composizioni di un genio, non perché Luciano era originale e avanti a tutti. Suono Fancelli per la gioia che mi dona per me, prima che per gli altri.
Credo che si possa dire che il Fancelli compositore, con il suo rigore, con il suo unitore, con l'esattezza del suo pensiero, corrisponda al Fancelli esecutore, sempre attento al dettaglio, al particolare, sempre attento a rifinire e a dare il giusto rilievo anche ai minimissimi particolari. Perché? Perché è evidente che nella sua percezione anche il minimo particolare fosse elemento costitutivo importante della composizione. E in questo senso mi ripeto e ribadisco, Fancelli è stato sicuramente un grande esecutore, è stato un innovatore della tecnica fisarmonicistica, ma profondamente è stato un grande compositore. È stato un grande compositore, dono di pochi, ma Fancelli più di altri ne è stato premiato dalla vita. Unitore, esattezza, brillantezza e originalità, che peraltro può essere riscontrabile anche in altri aspetti della personalità di Fancelli, dalla calligrafia al tratto per il disegno e per la pittura. Sempre, qualsiasi gesto di Luciano era caratterizzato da questa grande eleganza, economia, brevità. Ma sempre con un grandissimo impatto emotivo. Questo penso che possa essere riconosciuto come il tratto caratteristico della personalità di Luciano Fancelli a tutto tondo. Ripeto, è per me emozionante ricordarlo, è per me emozionante ricordarlo attraverso i miei ricordi, cosa inscindibile in me parlando di lui. Questo mio contributo vuole assolutamente essere rivolto a tutti per ricordare questa grandissima figura, ripeto, di compositore. Luciano Fancelli è stato sicuramente un grandissimo compositore. Le sue poche, purtroppo, composizioni lo denotano in ogni battuta di esse, lo denotano in ogni gesto, lo denotano in ogni scelta, appunto compositiva, formale, melodica, armonica, che lui ha messo nero su bianco o che forse a volte ha semplicemente suonato, essendo lui anche un ottimo e geniale improvvisatore. L'auspicio è che questo grande lascito di Luciano Fancelli venga considerato sempre a tutto tondo. Luciano Fancelli, per la sua personalità, cosa che ha saputo riversare nella sua composizione, era persona schiva, era persona moderata, era persona gioviale, era persona di grandissima generosità. Tutti questi valori credo che possano fare il paio con la brillantezza, con la ingenuità intesa come valore della sua musica. Il suo lascito è sicuramente un grande tesoro che abbiamo tutti quanti la responsabilità di preservare dal tempo e ricordare alla memoria. Salve a tutti. Certo, raccontare qualcosa di Luciano Fancelli è un compito molto arduo,
Quello che posso dire è che Luciano purtroppo morì all'età di 25 anni, era il 1953 ed io in quell'epoca avevo circa 6 anni. Però posso ricordare un episodio che Gervasio Marcosignori, il povero Gervasio, ci raccontava. E quindi stavamo in un pranzo insieme al maestro Boccosi, Pio Boccosi, e Gervasio raccontava che il giorno che avevano allestito la camera ardente nella casa di Luciano, dove abitava Luciano, loro decisero di fare un viaggio in treno e di andarci. Se non che giunti alla stazione ferroviaria di Terni, perché Luciano era lì che abitava, scesero dal treno sapendo benissimo che Luciano abitava nei dintorni della stazione ferroviaria, però non sapevano di preciso quale fosse l'indirizzo esatto. Però si avviarono, uscirono dalla stazione, usciti dalla stazione. Videro stranamente un cane, mi sembra di ricordare che Gervasio diceva è un cane nero, ma di grossa taglia. E questo cane si pose davanti a loro e li guardava, e tutti e due rimasero un po' così, dice, ma che vorrà sto cane? Non sarà pericoloso. A un certo punto il cane si gira e inizia a camminare. Fatti alcuni centinaia di metri, arrivano a un bivio. Questo bivio è una strada a destra e una a sinistra praticamente. E loro non sapevano, ma dove andiamo qui? Domandiamo a qualcuno, come facciamo a trovare dove sta questa casa? E se non che il cane si mise davanti, li superò e si mise davanti a loro, seduto. Loro lo guardarono, cioè, ma questo è il cane che stava lì alla stazione ferroviaria? Ma che vorrà? Ma forse avrà fame? E si ponevano molte domande. Come fanno per procedere, per andare in questa via? In una di queste due vie il cane fermo non li faceva passare. E allora si cominciarono a preoccuparsi. Dice, ma che succede? E un po' di paura la ebbero perché, insomma, ti vedi un cane lupo, nero, grosso, davanti. Allora che fecero? Presero l'altra strada. La seconda strada. Il cane a quel punto li superò e camminando davanti a loro, ogni tanto si girava il cane, arrivarono a un portone. Davanti a questo portone il cane si mise seduto. Si mise seduto e loro, guardando la targa fuori dal portone, lessero il cognome Fancelli. Allora pensarono, ma sarà qui? Infatti, entrati nel portone, sentivano un po' di brusio, di voci, e in effetti era proprio la casa di Luciano Fancelli, dove abitava con i genitori. E Luciano giaceva sul letto, di morte, chiaramente. Allora, Gervasio chiese alla mamma di Luciano, cioè, signora, scusi, ma lei, ma che è un cane? Avete un cane in casa? Lei disse, un cane, noi mai avuti animali in casa. Dice, ma è un cane nero, lupo, grosso. Ma noi veramente, questo cane, il cane non abbiamo mai avuti cani. Ma perché? E insomma, dissero no, niente, così era una curiosità. Insomma, ecco, questo per dire, chissà se quel cane fosse stata l'anima di Fancelli che li ha guidati verso la sua casa. Certo, è un episodio che ti fa pensare un pochino, quindi è bello ricordare questa cosa perché chi ci crede o chi non ci crede è comunque una cosa molto strana, ma è una cosa vera, che non sarà un cane, non sarà niente, ma nella nostra anima, nel nostro cuore, Luciano è sempre presente. Quindi un po' di quel cane sicuramente sta anche dentro noi, la sua anima, il suo cuore. Ecco, e questa è una cosa che mi piaceva raccontarla.
Grazie dell'ascolto, arrivederci. Il concerto Memories continua con un grandissimo quintetto che veramente ha fatto la storia della fisarmonica del Nord Italia e che poi ha esportato il suo talento in giro per il mondo. Romano Benetello, Gianfranco De Lazzari, Omar Francescato, Roberto Salvalaio, Roberto Rusalén hanno costituito l'Italian Accordion Quintet con l'obiettivo di fondere le loro varie esperienze musicali. Singolarmente o in varie formazioni hanno conseguito traguardi di notevole successo sia in Italia che all'estero. Sono risultati vincitori di primi premi assoluti in concorsi di livello internazionale. Il repertorio comprende stili diversi, gusto e carattere distinguono l'originalità degli arrangiamenti propri, lasciando spazio ad una matrice improvvisativa che dà ad ogni esecuzione vitalità e un'adeguata apertura alle nuove tendenze del panorama fisarmonicistico internazionale. Pensate che per questa serata hanno veramente creato un repertorio ad hoc, quindi hanno preparato il concerto esclusivamente per il Memories di Luciano Fancelli. The previously mentioned five musicians founded the Italian Accordion Quintet with the aim of blending their various musical experiences. They achieved successful goals in Italy and abroad, both individually and in ensemble. They won many international competitions. Their repertoire includes different styles, mixing their own arrangements, good technique and wonderful improvisation. Tonight they will perform a repertoire that was created specifically in memory of Maestro Fancelli. Questa sera si esibiranno, they will perform in temi da concerto, in viaggio con Luciano, che è una fantasia su temi di appunto Luciano Fancelli, con arrangiamenti fatti dai nostri musicisti, quindi Romano Benetello, Gianfranco De Lazzari, Omar Francescato, Roberto Salvalaio, Roberto Rusalén. Let's welcome on stage, accogliamo con un grande applauso l'Italian Accordion Quintet.
Viva l'Italian Accordion Quintet! Romano Benetello, Gianfranco De Lazzari, Omar Francescato, Roberto Salvalaio e Roberto Rusalen. Complimenti, veramente grazie per averci portato la vostra musica e la vostra esperienza qui al PIF 2020. Grazie, grazie mille. Veramente una serata strepitosa e volevo condividere con voi un dato che è stato elaborato poco fa, perché pensate, allora ieri abbiamo parlato di numeri diciamo entusiasmanti per quanto riguarda le visualizzazioni delle audizioni ed oggi veramente possiamo parlare di numeri addirittura strepitosi. Pensate che le visualizzazioni delle audizioni di oggi sono state oltre le 10.000, quindi veramente un successo enorme, e pensate che poi sono state conteggiate soltanto quelle di Facebook, perché ovviamente non c'è stato modo, non c'è stato tempo, e poi vi aggiorneremo anche su quelli che sono i dati degli altri canali, ovviamente YouTube, il sito del PIF e naturalmente la TV digitale che ci diffonde veramente in diretta dalle 14 alle 23 ogni giorno su appunto internet, ma anche sul non solo del centro Italia ma anche di tutta la fascia del nord Italia, quindi veramente tutto il mondo sta guardando ed è sintonizzato con Castelfidardo e viceversa, perché Castelfidardo e il PIF stanno rimbalzando in ogni lato del globo, perché avete visto anche ieri commenti dal Kazakistan, dalla Scozia, dal Cile, dal Nord America, e veramente
tutto il mondo sta guardando appunto con ammirazione il PIF, l'edizione, appunto la nuova formula adottata quest'anno, come appunto una formula che fa da apripista mondiale per quella che può essere considerata una nuova modalità di fare e di diffondere la musica. I would like to share with you something exciting that we noticed today. Yesterday we talked about good numbers about the viewers that watched the auditions. There were 1,000, but today we saw that more than 10,000 of people watched the auditions. So these are great numbers, a great goal that we didn't think of before realizing and starting this new edition. So PIF is spreading worldwide, and the whole world is watching at the PIF as a new era and a new way of spreading music worldwide. Io vi ricordo l'appuntamento di domani alle ore 15 con Fabio Turchetti. Ci sarà il seminario World Unancia a Santiago da Compostela. I remind you the seminar World tomorrow at Italian 3 p.m. Naturalmente faccio un passo indietro perché vorrei ringraziare tutti coloro che stanno lavorando duramente per ottenere questi grandissimi numeri. Naturalmente ringrazio chi ha ideato questa formula, quindi naturalmente il direttore artistico e l'amministrazione comunale, ma ringrazio veramente tutti i ragazzi che stanno lavorando da giorni, da mesi e per tante ore al giorno per garantirci la diretta per così tante ore. Quindi veramente i ragazzi di ATV e tutti i tecnici audio e luci che sono estremamente professionali ed estremamente gentili ogni singolo giorno. Io vi ringrazio. I thank you for watching tonight concert and I wait for you for a great concert tomorrow. Io vi saluto e vi ringrazio e vi ricordo l'appuntamento immancabile con il concerto di domani sera con Raffaele Gualazzi featuring Renzo Ruggeri. Buonanotte a tutti. Good night.